Esattamente, un'ulteriore vertenza, queste sono le conseguenze pregiudizievoli della pandemia, della guerra in Ucraina, della crisi economica in generale. Ho voluto partecipare a questo sciopero degli operai della Pure per dimostrare che la regione vicina ai lavoratori farà la sua parte. Già da oggi mi attivo per convocare l'azienda, i vertici, per capire quali sono le loro intenzioni. È assurdo che ad oggi non abbia dato riscontro una nota della provincia, farò un'ulteriore nota io di convocazione in cui voglio precettarli affinché si seggano al tavolo regionale per capire appunto qual è la volontà dell'azienda e soprattutto per vedere se la regione possa intervenire. Abbiamo diverse misure per quanto attiene le politiche attive del lavoro, è partito GOL, garanzia occupabilità dei lavoratori, che stiamo facendo insieme ai centri per l'impiego per incrociare domande e offerte di lavoro e poi andarle a formare e profilare per inserire nel mondo del lavoro. Ci saranno una serie di bandi per incentivare la ricollocazione dei lavoratori, ci sono fondi nell'ambito dello sviluppo economico per migliorare i siti industriali, vogliamo capire quali sono le problematiche, faremo di tutto come regione per evitare l'esubero di questi lavoratori. Un settore in crisi che preoccupa tutta la realtà di Castellalto, tutta la realtà della provincia di Teramo, per il quale la provincia di Teramo si è spesa e si spenderà accanto dei lavoratori e delle famiglie che rischiano purtroppo la perdita del posto di lavoro e quindi dello stipendio che è sostentamento della realtà economica. C'è una proprietà che non si è voluta sedere al tavolo da lei convocato, i prossimi passi quali saranno? Purtroppo una risposta che non ci aspettavamo, almeno ci auspicavamo il dialogo per tracciare un percorso che potesse portare alla risoluzione. Il prossimo passo sarà quello di presentare un piano programma per la risoluzione di questa crisi o quantomeno per accompagnare i lavoratori attraverso una uscita che può essere la meno dolorosa possibile. Diciamo che la risposta da parte di tutti i dipendenti è una sola voce al 100%. Scioperiamo, scioperiamo perché non abbiamo, non è chiara quella che è lo scenario sul nostro stabilimento. Siamo uno stabilimento sano che lavora e scioperiamo perché la risposta che i nostri dirigenti in Germania ci hanno dato no, per noi non è sufficiente. È una situazione ovviamente preoccupante per gli 80 lavoratori che sono qui presenti. Sì. Ad oggi, come dicevo prima, noi lavoriamo e continueremo a lavorare. Non siamo un'azienda sana, abbiamo ordini da parte dei clienti e fino a metà del prossimo anno noi non abbiamo problemi di poco lavoro o di eventuale disoccupazione. Noi nel nostro territorio abbiamo delle eccellenze come la Purem. Sentendo questa mattina, ma anche nei giorni precedenti, i sindacati, che questi signori hanno veramente dei numeri importanti e vogliono andare via dal nostro territorio, penso che sia veramente una cosa squallida e anche brutta, perché non è possibile. Io capisco qualche azienda che vogliono decentrare, quindi spostarsi in un'altra nazione, ma questo penso che non sia il caso, insomma, perché i numeri sono importanti, anche il collocamento dal punto di vista infrastrutturale è importante, quindi non vedo il motivo. E poi ho ricevuto anche una lettera in inglese, quindi che ho tradotto con semplicità, però non è chiaro il loro motivo per cui vogliono andare via. Quindi, sono un po' approssimativi, quindi è giusto in futuro instaurare dei tavoli e capire bene che cosa vogliono fare.